Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere i fasci di parabole, argomento molto odiato dagli studenti. Spero con questo video di farvelo piacere. Innanzitutto facciamo una breve panoramica. Dovete sapere che esistono 5 possibili situazioni. Un fascio di parabole è un insieme di parabole che può essere secante, ovvero si incontrano in due punti, chiamati punti base, oppure posso avere dei fasci di parabole tangenti che si incontrano in un unico punto. Terzo caso, posso avere un fascio di parabole esterne, come in questo grafico, quindi un insieme di parabole che non si intersecano tra di loro, quindi non hanno punti base. Ultime due categorie, fasci di parabole congruenti di questo tipo, quando hanno lo stesso asse di simmetria. Come potete vedere qui, tutte queste tre parabole che ho disegnato, ne posso avere infinite. Quando parliamo di fasci di parabole, parliamo di un insieme infinito di parabole. Queste tre parabole qui hanno il vertice sullo stesso asse di simmetria, oppure congruenti con diverso asse di simmetria, come potete vedere qua. Queste sono le 5 possibili situazioni che vi possono capitare. Passiamo come sempre sul pratico per vedere come svolgere questo tipo di esercizi. Ho questo fascio di parabole, me ne rendo conto subito perché ho un parametro k, una lettera che appare. La prima cosa che mi chiede in questi esercizi è di trovare le generatrici. Generatrici è una parola che avrete sicuramente già sentito, perché se avete visto la mia playlist sulle circonferenze, nel video fascio di circonferenze, chiaramente anche lì c'era questo concetto di generatrici. Come si trovano? Dobbiamo semplicemente andare a fare i calcoli e portare tutto a un unico membro. In questo caso mi conviene portare y al secondo membro e moltiplicare. Questo l'ho ricopiato, questi due moltiplicati per x mi danno questi due termini, lui l'ho ricopiato e meno y l'ho portato al secondo membro. Ora dobbiamo raccogliere tutto quello che è con k, ve lo evidenzio così lo vediamo subito a colpo d'occhio. Raccogliendo k a questi tre termini in giallo mi rimane questa quantità e il restante lo ricopio. Le due generatrici si ottengono ponendo questa quantità uguale a 0 e questa quantità uguale a 0. Questa, se la andiamo a scrivere in forma esplicita, è semplicemente una retta. Ora che ho trovato le due generatrici, per trovare i punti base basta andare a intersecarle, ovvero a fare il sistema tra questa retta e questa equazione qui, che se ci pensate bene è un quadrato di binomio, perché 16 è il quadrato di 4 e x alla seconda è il quadrato di x, meno 8 è il doppio prodotto, quindi lo posso scrivere così. Perché lo scrivo così? Perché chiaramente fare i calcoli in questo modo è più semplice. Infatti, per risolvere questo sistema, la prima equazione mi dà già la soluzione, perché porre qualcosa alla seconda uguale a 0 vuol dire porre la base uguale a 0, quindi come se questo 2 non ci fosse, ok? E quindi trovo x uguale a 4. Ora che ho trovato la soluzione nella prima, basta sostituire 4 al posto di x qui, così mi trovo velocemente la y. 4 per 2 8, più 1 9. Ho trovato un punto di intersezione, questo è il mio punto base. Secondo lo schemino che abbiamo visto poco fa, deduco che questo è un fascio di parabole tangenti. Ora che ho trovato le generatrici e i punti base, mi viene chiesto di trovare le parabole dei generi. Molto semplice, quando dobbiamo trovare le parabole dei generi vuol dire che dobbiamo annullare il coefficiente di x alla seconda, perché se ci pensate, se non ho più il termine di x alla seconda, chiaramente questa non è più una parabola, perché è una retta. Quindi, primo caso, trovo una parabola del genere imponendo che il coefficiente di x alla seconda sia uguale a 0. Secondo caso, imponendo che il coefficiente di y sia uguale a 0. In questo esercizio il coefficiente di y è 1, quindi non ho nessuna parabola del genere imponendo il coefficiente uguale a 0. Mentre imponendo il coefficiente di x alla seconda uguale a 0 trovo k uguale a 0. Se k è uguale a 0 vado a sostituire qui. Chiaramente faccio prima sostituire qua, perché con k uguale a 0 tutta questa quantità mi sparisce e mi rimane questa. Chi è lei? È la retta y uguale 2x più 1. In sintesi, per k uguale a 0 ottengo una parabola di genere, che è una delle due generatrici del fascio di parabole che abbiamo trovato. Andiamo a vedere un altro esercizio un pochino più difficile, così oltre a trovare di nuovo generatrici e punti base, andiamo anche a fare altri punti. Questa volta abbiamo l'equazione di questo fascio di parabole. Me ne rendo conto, come sempre, perché c'è un parametro k. Questa volta il parametro è sia al coefficiente di y,
che è il coefficiente di x alla seconda. Prima di trovare le generatrici, andiamo a vedere quindi le parabole degeneri. Abbiamo detto che per le parabole degeneri devo imporre il coefficiente di x alla seconda uguale a 0. Quindi viene k uguale 1. Per k uguale 1, se vado a sostituire, qua appunto mi va via. Qua 2 meno 4 fa meno 2x. 1 più 1, 2, meno 2y. Divido tutto per 2 e porto y al secondo membro. Per k uguale a 1 ottengo questa parabola degenere. Ripeto, l'ho trovata imponendo che il coefficiente di x alla seconda fosse uguale a 0. L'altra parabola degenere, quando c'è, la trovo imponendo che il coefficiente di y sia uguale a 0. Quindi in questo caso 1 più k uguale a 0, ovvero k uguale meno 1. Vado a sostituire come sempre meno 1 al posto di k. Attenzione ai segni, qua viene meno per meno più 1, quindi 2x alla seconda. Qua meno 2 meno 4 meno 6x, qua viene 0 e qua volutamente viene 0 perché ho posto che questo termine fosse 0. E questa è la seconda parabola degenere. Ora andiamo a trovare le generatrici. Come sempre dobbiamo andare a fare i calcoli, quindi moltiplichiamo tutto quello che c'è qui tra parentesi. Fatto questo, separiamo tutto quello che ha la k da tutto quello che non ce l'ha. Io come sempre evidenzio i termini con la k, così a colpo d'occhio mi è più semplice fare i calcoli. Raccolgo k e quindi scrivo tra parentesi quello che rimane e ricopio tutto il resto. Le due generatrici si trovano imponendo queste due quantità uguale a 0. Porto y al secondo membro e trovo così due parabole. Che cosa sono queste due parabole? Le mie generatrici del fascio. Ora devo capire se il fascio è un fascio di parabole esterne, tangenti, secanti. Quindi cosa faccio? Andiamo a trovare i punti base. Per trovare i punti base dobbiamo fare l'intersezione tra le due generatrici. Per risolvere questo sistema possiamo utilizzare o il metodo di sostituzione o quello di riduzione, come preferite. Io scelgo il metodo di sostituzione, quindi al posto di y qui scrivo tutta questa quantità. Ora lascio un attimo in disparte la prima e mi concentro sulla seconda. Faccio i calcoli e porto tutto al secondo membro. Perché? Perché a me piace avere il coefficiente di x alla seconda sempre con il segno più. Se lo avessi portato di qua sarebbe venuto meno x alla seconda. Quindi lui portato di qua fa più 1, aggiunto a 1 fa 2x alla seconda. Lui portato di qua fa meno 2x, meno 4x fa meno 6x. Più 1 a destra e a sinistra li mando via. Che cosa ho ottenuto? Guarda caso ho ottenuto una delle parabole degeneri che abbiamo trovato qua. Facciamo i calcoli, è un'equazione di secondo grado spuria. Ho diviso tutto per 2, ho raccolto x e trovo le due soluzioni. Ritorniamo al mio sistema, ho trovato due soluzioni, quindi scrivo due sistemi. Vado a recuperare l'equazione che fino adesso non avevo considerato e sostituisco al posto di x 0, quindi qua mi viene y uguale 1. Mentre qua sostituisco 3, 3 alla seconda 9, meno 9 più 3 per 2 6 fa meno 3, più 1 fa meno 2. Ho trovato due punti di intersezione. Che cosa sono questi? I miei punti base. Sono due, quindi deduco che questo è un fascio di parabole secanti. Ora che abbiamo trovato parabole degeneri, generatrici e punti base, andiamo a svolgere questo esercizio. Mi chiede di trovare il valore di k affinché il fascio passi per l'origine. Parola magica passa per, tutte le volte che mi dice passa per un punto vado a sostituire le coordinate xy del punto all'equazione del fascio. Il testo dell'equazione del fascio ce l'ho nell'altra pagina, voi andate a recuperare i vostri appunti e vedrete che sostituendo 0 al posto di x e 0 al posto di y viene 1 più k uguale a 0, ovvero k uguale meno 1. Per questo valore di k ottengo una parabola che passa per l'origine. Secondo punto, mi chiede di trovare il valore di k affinché la parabola abbia concavità rivolta verso il basso. Per risolvere questo esercizio ho bisogno di scrivere l'equazione del fascio in forma esplicita. Questo vuol dire che
dall'equazione del fascio di partenza, questa quantità la porto al secondo membro, quindi viene più y. E tutto il resto l'ho ricopiato, tutta questa quantità qua. Ora devo dividere tutto per il coefficiente che c'è davanti a y, perché io voglio y uguale qualcosa. E viene questa schifezza qua. Ora vogliamo trovare il fascio di parabole che abbia concavità rivolta verso il basso. Dire concavità rivolta verso il basso vuol dire che il coefficiente a di x alla seconda deve essere negativo, quindi impongo che tutta questa robaccia sia minore di 0. Questa è una disequazione fratta, si risolve in tre passaggi: numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0, tabella dei segni. Se non vi ricordate questi tre passaggi, vi invito a guardare la playlist sulle disequazioni lineari. È importantissimo saperle risolvere, perché in qualsiasi argomento di matematica che facciate vi capiterà sempre nei calcoli di fare delle disequazioni, quindi è la base. Equazioni e disequazioni dovete saperle fare benissimo. Facciamo insieme. Numeratore, questa quantità maggiore di 0 viene k minore di 1. Poi denominatore, questa quantità maggiore di 0 viene k maggiore di meno 1. Tabella dei segni, metto il segno più al numeratore quando k è minore di 1, da qui in giù. Metto il segno più al denominatore quando k è maggiore di meno 1, da qui in su. Prodotto dei segni, più per meno, meno, più per più, più, meno per più, meno. Cosa dovevo prendere? Vado a vedere il verso della mia disuguaglianza. Era minore, quindi devo prendere meno. Questo vuol dire che il mio intervallo di soluzioni è questo. E in matematica si scrive k minore di meno 1 oppure k maggiore di 1. Questo è l'intervallo di valori di k affinché la parabola abbia concavità rivolta verso il basso. Punto 3. Vuole trovare k affinché l'asse di simmetria abbia equazione x uguale a 2. Voi sapete che l'asse di simmetria si trova meno b fratto 2a, quindi dobbiamo imporre che questo sia uguale a 2, che equivale a dire che b sia uguale a meno 4a, perché ho fatto l'MCM, 2 per 2, 4a, e ho cambiato di segno. Chi è b nel mio fascio? È questa schifezza qua. Chi è a? È questa quantità qua. Dobbiamo quindi risolvere questa equazione lineare fratta. Posso mandare via il denominatore a destra e a sinistra, e qui moltiplico tutto per meno 4. Fate attenzione ai segni qua, mi raccomando, meno 4 per meno k fa più 4k. Porto l'incognita al primo membro, quindi meno 4 più 2k fa meno 2k, e meno 4 meno 4 a destra e a sinistra se ne va. Trovo quindi k uguale a 0, ovvero per k uguale a 0 la parabola ha asse di simmetria x uguale a 2. Ultimo punto, mi chiede di trovare valore di k affinché la parabola sia tangente alla retta di equazione y uguale 2x meno 3.